Sonic.exe è stato avvistato in una scuola. Era una normale giornata nella scuola di Green Hills, una scuola in America. Ma i ragazzi non sapevano che qualcosa di sinistro era sull'orlo di accadere. Mentre erano seduti nelle loro classi, sentirono un rumore strano provenire dai corridoi. Sembrava una risata spaventosa e sinistra, che si avvicinava sempre di più. All'improvviso la porta della loro aula si aprì di colpo e apparve Sonic.exe. Con il suo aspetto distorto e malvagio, i ragazzi erano ovviamente paralizzati, spaventati per la paura e non sapevano cosa fare. Sonic.exe iniziò a viaggiare di scuola in scuola, portando con sé il terrore e il caos. I corridoi erano deserti, non c'era più nessuno, tranne per lui che si aggirava senza sosta, cercando la sua prossima vittima. Gli insegnanti cercavano di mantenere la calma, ma i loro sforzi furono vani, non servirono assolutamente a nulla, perché Sonic.exe sembrava invincibile. Sapete, fra la super velocità di Sonic e il suo morso malvagio, la sua risata sinistra riecheggiava attraverso le aule vuote, che vuol dire che c'era eco della sua risata, tipo e il suono dei suoi passi pesanti risuonava nelle orecchie dei ragazzi, che cercavano di nascondersi. Ma Sonic.exe sembrava saperne di più. Riusciva sempre a trovarli e ad avvicinarsi sempre più. Fu allora che uno studente di nome Tim decise di affrontare Sonic.exe con ovviamente un coraggio impensabile. Tim si avvicinò al mostro e gli chiese che cosa volesse, ma Sonic.exe non rispose. Invece lo attaccò. Fortunatamente Tim riuscì a sfuggire all'attacco, ma capì che dovevano fare qualcosa per fermare Sonic.exe. Raccolse un gruppo di studenti e insieme idearono un piano per sconfiggere Sonic. Decisero di attirare Sonic nella palestra della scuola, dove avevano preparato una trappola. Quando Sonic.exe entrò nella palestra, i ragazzi lo attaccarono con tutte le loro forze e alla fine riuscirono a sconfiggerlo. Pensarono loro. Ovviamente non fu così, perché Sonic era riuscito a creare più copie di sé, siccome riusciva a muoversi super velocemente, e quello che avevano ucciso era una copia di sé. E quindi si pensa che ancora oggi Sonic.exe viaggi di scuola in scuola e sta aspettando di trovare la sua prossima vittima. Dal telegiornale di Dunis è tutto. Per essere protetti da questi mostri che viaggiano dappertutto, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, lasciate like, perché così avete la protezione assoluta e non possono farvi più niente. Appena succederà altro, vi darò altre notizie.